Buongiorno a tutti, oggi è il 30 agosto 2019, ci troviamo qui in via Prospero Gozzo, esattamente a Spinetta Marengo, per documentare una situazione all'interno delle case popolari del numero civico 27, così abbiamo letto fuori, e siamo qui con il nostro professor Manzini che Siamo stati siamo chiamati. Ecco, stati chiamati anche qui stamattina per documentare. questa è una striscia tra due edifici, Tra due edifici, quindi una una striscia. striscia libera di terreno pubblico, dove sono presenti una serie di residui ormai coperti anche dalla vegetazione che cresce indisturbata, anche là in fondo, Fabio. Andiamo a vedere questa rumenta che. Una roba indescrivibile. Buongiorno. Sì, bisognerebbe farla portare via, perché questo è un terreno pubblico e bisogna farlo portare via. Bisogna vedere. Per farlo È portare un via. terreno pubblico qua in mezzo. Appunto, Ma come mai? Chi è che come l'ha mai? avuto? Chi lo butta? Voi venite dalla casa qua, in mezzo a sta E merdaia. infatti Avete bisogna. segnalato la. Sì che l'abbiamo segnalato. Adesso lo segnaliamo anche noi. Questa E roba. quello che c'è là dentro? Quale? Dentro quel cortile lì? Appunto, guarda che dove avete fatto la casa, io sono uno che paga, vado Per la dove carità. non ho, le facciamo Guardate adesso. qua quello che c'è in questo. Senza luci, senza niente. Senza luce addirittura. Siamo senza luci nel portone. Anche se non c'è niente. Guardate qui cosa c'è. Sì, è veramente uno spettacolo indegno che bisogna assolutamente sanare, quindi bisogna avvertire l'AMIU che venga con. Perché mia moglie ha già parlato con non so, no, Barosini. Barosini, lei? No, No, Barosini è l'assessore. Ha detto che sarebbero venuti, però è la prima volta che vediamo No, voi. sollecitiamo noi. Ma quando li avete chiamati? C'era 2 mesi fa, Due mesi fa. tre mesi fa, ha detto che venivano, venivano. Sollecitiamo noi adesso. Andiamo avanti in Ma a questo. questo punto c'è l'urgenza, perché qui è anche un problema non solo di decoro, ma anche di salute Certo. e di Adesso igiene. ci allontaniamo di qua. Adesso andiamo a vedere l'altro cortile. Ecco. Mi sono attardato un attimo a parlare con un abitante di queste case che mi ha segnalato che tutta la linea elettrica delle scale, quindi dei pianerottoli, non c'è, non funziona, non è questione di lampadine, quindi probabilmente c'è qualcuno che ipotizziamo che si sia collegato e che quindi è una cosa da vedere, da ripristinare, perché non puoi andare dentro in una casa di notte, cioè inserirti in una casa al buio Certo. completamente. Andiamo a vedere qui. E qui c'è un'altra situazione che ci hanno descritto i residenti, che è drammatica, professore, ma solo così in lontananza si vede a colpo d'occhio un degrado indescrivibile. Ma Sì. A questo punto lì è la sì, striscia dove che abbiamo abbiamo visto documentato dall'altra prima. parte. Eccoci qua. Un prato devastato. Qui c'è un'emergenza, professore. È un'emergenza che chiunque può vedere, non c'è bisogno di essere degli esperti, dei Cumuli di dottori. rifiuti. Abbiamo treni di gomme, Fiziniamoci un attimo. abbiamo residui di divani, Mobilio. Mezzi meccanici. una basculante di un. Sì, naturalmente abbiamo anche un micino lì in mezzo che si affaccia con la testa. Non lo vedo. Eccolo in mezzo alle gomme. Vieni qua. C'è il micino che ci sta guardando.
Ah, è là, in mezzo lì, vediamo un po' se riesco a zoomare. È scappato. È scappato. E qui abbiamo una situazione, abbiamo delle cadaveri di moto. Una discarica. Segni di bruciature, di cose bruciate, probabilmente andato fuoco. Eccolo il nostro vicino. Ecco qui segni proprio di incendio. Un incendio. Qui a questo punto noi chiediamo e segnaliamo una situazione che non può andare avanti così. Per gli abitanti, per la civiltà della zona. Guardate anche lo stato di abbandono di questo cortile. Tutta sporcizia. Sporcizia. Qui naturalmente possono moltiplicarsi animali, ma non solo, ma non è solo questo. Il problema è proprio del contesto, del vivere in una forma civile e che possa rendere serene le persone. Allora, voi poi immaginate una persona che esce ogni mattina, un uomo, una donna, un bambino che esce da questi palazzi per andare a vivere a scuola, a fare la spesa, eccetera, e si trova di fronte a questa situazione. Guardate anche quel varco lì. Sì, qui è tutto incendiato. Sì, sì. Questi tre garage. Una situazione tragica, professore. Quella macchina lì, che chissà che origine ha. C'è stato un incendio, evidentemente. Tutta la roba è stata buttata fuori, mezza bruciata. Cosa si aspetta a portarla via? Cosa si aspetta? Aspettiamo che ribruci? Che qualcuno gli dia fuoco? Cosa aspettiamo? Aspettiamo che crescano le erbacce lì sopra? Noi di Svegliati Alessandria facciamo questa segnalazione. A questo punto, chiunque veda questo video, ma soprattutto chi può prendere decisioni, li prende immediatamente. Intervenga. D'urgenza. Mi dicono che anche qui si centri l'ATC, che è un organismo pubblico che vive con i soldi, con le ritenute dei lavoratori, della gente che paga, e che quindi utilizzi le risorse per sanare le emergenze. Questa è un'emergenza, okay. Tanto come quella di Via Verona, di diversa natura, ma è un'emergenza. Arrivederci. Un saluto a tutti. Arrivederci a tutti. Al prossimo video. Salve. Ora si sta in testa.